Il sodalizio odierno, contiguo a una cosca della 'ndrangheta calabrese, sottolinea, evidenzia ancora una volta quanto importante sia la piazza di spaccio romana, quanto interesse attragga da parte di queste organizzazioni criminali, non solo per quanto riguarda i canali di approvvigionamento, ma anche per quanto riguarda il successivo, diciamo, reimpiego di questi capitali nel circuito economico legale. Infatti sono stati attenzionati nel corso delle indagini anche alcuni esercizi commerciali che erano delle basi logistiche, ma allo stesso tempo rappresentavano un circuito per il riciclaggio del denaro, come il bar tabacchi dove il capo dell'organizzazione odierna, Vitalone, organizzava gli incontri e prendeva le decisioni più importanti, o come un'autofficina o un solarium che rappresentavano delle basi logistiche dove veniva stoccato la sostanza stupefacente per poi prendere la strada dello spaccio di piazza.